Io mi chiedo allora, dov'è lo Stato? Dov'è lo Stato? Dov'è il governo che doveva assicurare la legalità in base ai principi che sono nel nostro DNA e soprattutto in quelli del Partito Democratico a cui mi onoro di appartenere? Non possono essere lasciati 57 comuni dell'entroterra senza un presidio di legalità. Avvocato Di Impanaro, come mai questa protesta? Come mai vediamo tante persone sui tetti? Come mai vediamo un parroco sul tetto della cattedrale? Come mai vediamo un sindaco sul tetto del municipio? Cosa sta accadendo a Nicosia in questi giorni? E gli avvocati sul cornicione del tribunale. Non dimentichiamo questo. Secondo una sorta di competenza territoriale. Perché una dissennata legge di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, incentrata, imperniata sul criterio, direi sostanzialmente irrazionale e comunque inattuabile in Sicilia, di soppressione dei tribunali subprovinciali, ha incluso il tribunale di Nicosia nell'elenco dei tribunali sopprimenti. Un tribunale che è esempio di efficienza, un tribunale di montagna in una zona impervia e che come tale, come vedremo, se me ne darete la possibilità, chiariremo, aveva diritto alla deroga e quindi alla sua conservazione. 3.600 km quadrati scoperti. La deroga era necessaria e Nicosia non doveva entrare in questo elenco di tribunali soppressi. Ci spieghi per quale motivo? Sì, come coordinamento unitario, che è l'organismo che abbiamo creato per fronteggiare la questione della soppressione, organismo composto non soltanto da avvocati ma dalle amministrazioni, da varie associazioni e così via, abbiamo redatto questo manifesto intitolato Vergogna, che evidenzia come con la soppressione dei tribunali di Nicosia e di Mistretta, nonché delle sezioni staccate di Sant'Agata di Militello e di Cefalù, ben 3.600 km quadrati di territorio impervio con fatiscenti collegamenti viari e ad elevato tasso di criminalità restano privi di qualunque presidio di legalità. Ecco, qua vi voglio mostrare, forse vale più di qualsiasi mia dissertazione, la cartina geografica che abbiamo, diciamo, evidenziato. E vogliamo ricordare che oltre le strade dissestate, quindi i problemi di spostamenti logistici da un tribunale all'altro, e oltre chiaramente i terreni impervi e anche altro, c'è anche un problema di criminalità organizzata. Sì, la ringrazio di questa domanda. Cioè, noi chiediamo la conservazione del tribunale di Nicosia non per un fatto campanilistico, ma perché avevamo diritto alla deroga prevista dalla legge. La legge, io se mi permettete ve la leggerei, prevedeva la soppressione, ovvero la riduzione dei tribunali subprovinciali nel rispetto dei criteri dalla stessa legge previsti e quindi che è un'estensione del territorio, numero di abitanti, cariche di lavoro, indice della sopravvenienza, tenendo però presente la specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e al tasso di impatto della criminalità organizzata. Quindi situazione infrastrutturale e tasso di impatto della criminalità organizzata. Scusate se la mia voce è afona, ma perché ho partecipato anche alle imponenti manifestazioni di piazza che in questo momento si svolgono a Nicosia e nell'intero territorio. E allora le ragioni della deroga, della duplice deroga, specificità territoriale del bacino di utenza sotto il profilo della situazione infrastrutturale e della criminalità organizzata, imponevano la deroga in favore del Tribunale di Nicosia. Se vorrete vi leggerò le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Corte d'Appello, che in seno alla relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario ha dato conto di queste ragioni. Cosa ha proposto il territorio per salvaguardare i presidi di giustizia? Esiste in atto una proposta di costituzione di un nuovo tipo di tribunale. Ci spieghi un attimo che cosa avete proposto e che cosa è successo
alla fine di luglio c'è stato un fatto storico. Alla fine di luglio, dice bene, c'è stato un fatto di rilevanza epocale, cioè gli 11 comuni del circondario di Nicosia e i 9 comuni del circondario di Mistretta hanno con un voto unanime espresso la volontà di dar vita, di sottoporre al Ministero un progetto, progetto che mi piace sottolineare, è stato redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Coordinamento Unitario e fatto proprio anche dai colleghi amastratini di Mistretta, un tribunale unico da denominarsi Tribunale dei Nebrodi o della Montagna, che dovrebbe accorpare con modalità tecniche che qui non staremo ora a puntualizzare, dovrebbe accorpare il territorio del Tribunale di Nicosia ed il territorio del Tribunale di Mistretta. E quindi i comuni del circondario di Nicosia, Troina, Agira, Leonforte, Capizzi, Assoro, Nissoria, così come i comuni del versante del territorio di Mistretta, quindi Mistretta, Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Pettineo e così via, dovrebbero essere accorpati in un unico tribunale che dovrebbe essere, nei nostri desiderata, articolato su due sedi, non importa dove sarà fissata la presidenza o l'ufficio della Procura della Repubblica, ma fissato come attività articolato come attività giurisdizionale su due sedi, e ciò darebbe uno sbocco sino al mare alla Corte di Appello di Caltanissetta. È un grande progetto che potrebbe ovviare a quel deficit di presidi di legalità che abbiamo evidenziato, a quei 3.600 metri quadrati di territorio privi di alcun presidio. Ed è questa la nostra prospettiva di lungo periodo. Avvocato, quali effetti subirà Nicosia dopo la soppressione del suo tribunale? A cosa andrà incontro? Cosa succederà subito dopo la chiusura del tribunale? Dal punto di vista economico e sociale. Anche dal punto di vista economico e sociale. Dal punto di vista economico e sociale avremo la desertificazione di un intero territorio. La gente ha capito, infatti, che la questione della soppressione del tribunale non è una questione di avvocati, perché il tribunale ha funzionato dall'Unità d'Italia sino ad oggi, oltre che come agenzia culturale di questo territorio, anche come centro di aggregazione dal punto di vista economico e sociale. La soppressione del tribunale, di cui sostanzialmente Nicosia vive, è l'effetto perverso, domino, a catena, la conseguente, diciamo, probabile soppressione o riduzione delle forze di polizia, della compagnia dei carabinieri, della tenenza, della guardia di finanza, del commissariato di pubblica sicurezza, porterà ad una, ripeto, desertificazione del territorio e nell'immediato, ovviamente ad una depressione ulteriore di una economia già depressa. Noi periferia, zona nord della provincia di Enna, siamo periferia della periferia, e quindi avremo poi nel medio e lungo termine sicuramente una denatalità, un calo delle nascite, un calo demografico, quindi la crisi delle scuole di cui pure vive Nicosia, quindi una situazione veramente di assoluta desertificazione del territorio. Il tribunale di Nicosia oggettivamente, secondo i dati, era un tribunale, o è ancora un tribunale efficiente? Sì. A cosa andrà incontro il cittadino nel momento in cui il tribunale verrà accorpato al tribunale di Enna? Io ho frequentato il tribunale di Enna da 30 anni a questa parte, è stato sempre un tribunale disastrato dal punto di vista del suo funzionamento, con tempi lunghi, con tempi biblici nelle cause civili, con conseguenti prescrizioni nei processi penali. Nicosia, il tribunale di Nicosia, è stato invece un esempio di efficienza, un esempio di giustizia di prossimità resa in tempi assolutamente ragionevoli. È stato tra i tribunali, perché ormai per legge è soppresso dal 13 settembre, uno dei tribunali
più efficienti d'Italia. All'interno della Corte d'Appello di Caltanissetta, che è una corte di efficienza, la produttività dal punto di vista statistico del Tribunale di Nicosia ed anche del Tribunale di Enna ha sopperito alle disfunzioni del Tribunale di Caltanissetta e del Tribunale di Enna. Nonostante ciò, quindi proprio per l'efficienza del Tribunale di Nicosia, i numeri della Corte d'Appello di Caltanissetta, come quelli per esempio di Trento o di Torino, sono tra i più virtuosi dell'intero stivale. Tra l'altro, da un vostro studio che avete commissionato, avete riscontrato presso il Tribunale di Enna dei problemi, 14 problemi, a quanto pare che siano pure aumentati. Esattamente questo studio a cosa voleva portare? Sì, noi abbiamo fatto una serie di iniziative che vanno da un grande convegno due giorni a Nicosia che ha visto la partecipazione dei vertici della Corte d'Appello di Caltanissetta, di Sua Eccellenza Cardinale, dell'allora procuratore generale Sua Eccellenza Roberto Scarpinato, di consiglieri di alto prestigio della Corte di Appello di Caltanissetta, di tutta l'avvocatura, dell'avvocatura distrettuale, del presidente dell'ordine di Caltanissetta, delle rappresentanze parlamentari e così via, alla questione di legittimità costituzionale che abbiamo proposto e che devo sottolineare ancora la nostra questione non è stata decisa dalla Corte, al ricorso che abbiamo fatto per i dipendenti che è tuttora pendente e a quest'ultimo studio che riguarda la situazione del Tribunale di Enna. Ebbene, abbiamo riscontrato che il Tribunale di Enna, indipendentemente dal profilo direi volumetrico dell'astratta possibilità, non sappiamo se possa o meno contenere le suppelletti, le attrezzature, i fascicoli del Tribunale di Nicosia, indipendentemente dalla questione del volume, è inidoneo a ricevere il Tribunale di Nicosia con il maggior afflusso di pubblico, di utenti, di avvocati, di cittadini, di forze dell'ordine, eccetera, determinato dall'accorpamento, in relazione alla sua assoluta situazione di inidoneità e quindi di violazioni, di patenti violazioni della normativa antinfortunistica, della normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro. Abbiamo detto chiaramente al presidente del Tribunale di Nicosia di Enna, scusate, e al procuratore della Repubblica di Enna che i rispettivi capi degli uffici giudiziari, cioè il procuratore della Repubblica per gli uffici della Procura e il presidente del Tribunale per gli uffici del Tribunale, sono individuati dalla legge per legge quali datori di lavoro. Sono responsabili quindi della sicurezza, del rispetto della normativa antinfortunistica, del rispetto delle norme sull'igiene sul lavoro, loro personalmente. E quindi abbiamo individuato tutta una serie di carenze, di deficienze, di precarietà nel Tribunale di Enna, facendo così un giro, non un sopralluogo, perché non ci è stato consentito, non possiamo ovviamente andare a controllare l'impiantistica, ma facendo un semplice giro tra i corridoi, tra gli ambulacri del Tribunale ennese, ci siamo resi conto, così oculi ictu, di tutte le criticità che lo affliggono. Così, per esempio, la mancanza di scivole per gli handicappati, la mancanza di bagni per gli handicappati, bagni assolutamente insufficienti per il pubblico ed antigienici, sono dei cubicoli di forma obliqua, non sono separati i bagni per gli uomini dai bagni per le donne, pur prevedendo la legge questa separazione, e così via. L'ascensore non è a norma, voi sapete che l'ascensore di Enna non consente l'accesso ad una carrozzella per un disabile. La lux cosiddetta, cioè la situazione di illuminazione dei corridoi, è insufficiente. Mancano le indicazioni circa le vie di fuga, mancano, non abbiamo visto dispositivi antincendio o comunque non abbiamo visto che vi siano delle indicazioni per raggiungere questi dispositivi antincendio. La scala in caso di incendio si trasforma in un comignolo
e quindi impedisce la possibilità di fuga. È una situazione di assoluta precarietà. La quale situazione di assoluta precarietà, alla luce dell'accorpamento del maggiore afflusso, determina delle gravissime responsabilità che noi abbiamo intenzione di far valere in qualunque sede e con determinazione. Riallacciandoci a questo discorso dell'inefficienza, delle inefficienze che avete riscontrato nel Tribunale di Enna, avete chiesto appunto una proroga prevista anche dalla legge sul riordino della geografia giudiziaria. Esattamente cosa è successo dopo questa richiesta? La legge di riordino prevedeva la possibilità di una proroga in presenza di difficoltà logistiche che doveva essere richiesta dal Presidente del Tribunale accorpante, quindi nel nostro caso dal Presidente del Tribunale di Enna, entro una data che era l'8 aprile del 2013. Il Presidente di Enna ritenne invece che i suoi locali erano idonei. Noi abbiamo contestato questo punto, è contestato con forza, perché indipendentemente dall'aspetto volumetrico della possibilità di contenenza delle strutture, degli arredamenti, delle carte del Tribunale di Nicosia all'interno del Tribunale di Enna, noi riteniamo che non possa prescindersi da una valutazione sulla idoneità dei locali dal punto di vista, come dicevo, della normativa antinfortunistica, della sicurezza, dell'igiene sul lavoro. E quei locali sono assolutamente inidonei, una vera e propria trappola per topi. E siccome i fatti sono spesso argomenti testardi ed insuperabili, il Presidente del Tribunale di Enna, sulla base del pressing della folla davanti, che abbiamo portato davanti al Palazzo di Giustizia, è preso atto delle precarietà, delle criticità che abbiamo evidenziato in scritto in relazione alla responsabilità come capo dell'ufficio e come datore di lavoro di tutti i dipendenti, si è determinato a richiedere una proroga, anche se con una richiesta, diciamo, che è in parte articolata su questo, imperniata su questo discorso della inidoneità, ma per la maggior parte fa riferimento a dei disordini che avrebbero in qualche modo impedito o rallentato le operazioni di trasloco. Gli uffici giudiziari chiuderanno i battenti per effetto della riforma Severino.